Amici di AttiSport24, benvenuti ad una nuova puntata di 50 sfumature di sport. Lunedì pomeriggio è un appuntamento ormai consueto, si parla di basket, di grande basket, l'LBA Serie A e l'EuroLega. Per farlo è tornata a trovarci Andrea Colnago. Ciao Andrea, bentrovata. Ciao Andrea, è sempre un piacere. Andrea, iniziamo dall'Olimpia Milano, settimana da montagne russe per <ride> i Lombardi, eh, impresa splendida a Barcellona con un ultimo parziale, io direi spettacolare, poi il crollo contro Pesaro. Diamo il giusto onore, il giusto merito alla squadra di Banchi, però come ti spieghi questo trend? E come mai Messina, allenatore, diciamo che il non plus ultra, forse in Italia, insieme a Scariolo, non riesce a tenere alta la concentrazione dei suoi? Chiudo il trittico chiedendoti dove ha vinto il match la VL. Allora, eh, credo che eh, sicuramente in questo momento Milano eh, debba eh, centellinare gli sforzi. Sono rientrati quasi tutti da insomma, una brutta batosta con il Covid. Sono rimasti di, dieci giorni in, in, chiusi in casa, eh, si sono allenati pochissimo. Con il Barcellona avevano probabilmente un allenamento insieme soltanto sulle gambe, e credo che. Ehm, la, la partita contro Pesaro, la partita contro il Barcellona sia stata più di eh, necessità di uscire dopo un momento difficile che non tecnicamente preparata a dovere no? credo che sia proprio più uscito eh, la necessità che non eh, la, la tattica eh, credo che con Pesaro probabilmente Milano abbia dosato le forze in relazione a due appuntamenti importanti di Eurolega che sono in questa settimana il recupero contro l'Alba eh, e poi insomma il turno successivo eh, venerdì quindi credo semplicemente che sia stato un inciampo dovuto Uh, a quello, non tanto che Messina non riesca a mantenere la concentrazione dei ragazzi, quanto che probabilmente abbiano un po' giocato con le scarpe slacciate proprio per non arrivare uh, domani con l'acqua alla gola e senza energia per affrontare una partita che. In quel caso è determinante perché la partita contro Pesaro al momento non ha spostato niente in termini di classifica, perciò credo che sia stato quello. Dall'altra parte però ovviamente Pesaro è stata molto brava ad approfittarne. Luca Banchi è un signor allenatore, ha cambiato completamente il volto di questa squadra da quando è arrivato eh, e credo che sia stato molto bravo a prepararla, sia stato molto bravo a, a approfittare di un momento di, di deconcentrazione e un momento no, ma non no nel senso che Milano è in crisi, un momento un po' così di Milano per ehm, approfittarne, mettendo anche in campo e dando moltissima fiducia a, eh, agli italiani che lui ha, penso a Moretti, penso a Tambone, eh, che poi sono stati determinanti eh, per, per la vittoria. Eh, quindi credo che Pesaro l'abbia preparata bene e che d'altro canto, invece, Milano forse eh, con la testa già all'Eurolega. All ecco. Tortona batte Cremona, ti chiedo che match è stato e uh, la vittoria sancisce la qualificazione della Bertram alla Final 8, è un risultato meritato? Tu a tal proposito ti eri già espressa in modo lusinghiero? Beh, sì, sì, credo che Tortona fino a qui abbia fatto una stagione incredibile. Credo che ci sia grandissimo entusiasmo eh, e credo che fondamentalmente sia una squadra che giri bene. Forse è un pochettino corta, eh, però è una squadra che gioca davvero molto bene e gira molto bene. Dall'altro dall canto c'è una squadra che invece eh, punta sui giovani, che fa crescere i giovani eh, e quindi forse alcune volte no, ehm, riesce, cioè non riesce completamente nel, nel, nell'intento. Eh, però trovo che eh, Tortonabia ha sicuramente meritato di essere dentro le 8 e di non esserci dentro per il rotto della cuffia, ma di esserci proprio. Uh, lo abbiamo visto già all'inizio di questa stagione, già con la Supercoppa che Tortona non era una promossa come tutte le altre, credo che uh, questo sia abbia semplicemente consolidato un inizio di stagione uh, che Tortona voleva fare in questo modo. Quindi credo che, insomma, uh, sia stata um, una lennesima dimostrazione di una um, squadra che, comunque, nonostante sia una promossa, è comunque molto matura nel gioco. Certo. La Reyer Venezia comanda il match per 30 minuti e poi crolla nel finale. Che cosa sta succedendo a Tonut e compagni che ormai da tempo non riescono più a trovare la continuità che aveva contraddistinto il loro percorso nel recente passato? Questo può essere il successo della svolta per Varese. Guarda, allora eh, Venezia mh, è, è forse incomprensibile perché eh, è una squadra che è cambiata, però non è stata completamente stravolta. L'allenatore lì da un sacco di tempo, e quindi forse le, le dinamiche dovevano essere eh, arrivate a questo punto già consolidate. Credo che. Uh, stiano facendo molta più difficoltà di quanto avevano previsto l'inserimento dei nuovi elementi uh, certo hanno iniziato con qualche infortunio, qualche giocatore che non ha dato uh, il massimo fin da subito, uh, hanno iniziato senza Bramos e Bramos è un uh, elemento determinante per l'equilibrio della squadra uh, di uh, De Raffaele, quindi il, la troppa fatica iniziale li ha portati ad arrivare forse già stremati adesso che siamo a metà stagione Uh, credo che forse serva un attimo raccogliere le idee, non so se uh, è arrivata la fine di un ciclo, potrebbe anche essere perché, comunque, insomma, quando una squadra è così tanto consolidata forse ha anche bisogno no? di stimoli nuovi, differenti, non lo so se è arrivato quel momento, eh, sicuramente sta facendo più difficoltà di quanto ci saremmo mai immaginati e probabilmente è dovuto a, 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 al quantitativo di sforzo esorbitante che non si aspettava di dover fare fin, fin dall'inizio. Per quanto riguarda Varese sicuramente una vittoria importante contro eh, eh, Venezia che è una, una squadra che rispetto a Varese è più accreditata. Eh, anche Varese sta cercando di trovare dei nuovi equilibri. Cambio dell'allenatore, l'inizio difficile, eh, però, perché no, può dare morale, può dare entusiasmo, può dare fiducia. Con una Virtus così in palla, Milano rischia di perdere la leadership in vista dei playoff? Ah, domanda difficile, non credo, eh, nel senso che eh, potrebbe. Rischiare di perdere la leadership, perché comunque anche la Virtus è una signora squadra. Credo però che i, arrivati a questo punto, Milano abbia una, una marcia in più, eh, nel senso che forte anche di quanto sta facendo in EuroLega, è una squadra molto matura, una squadra che. che che, che il campionato lo gioca in un altro modo. Quindi ehm, è tutto possibile, credo che sicuramente tra, siano le due squadre che, pos, che si contenderanno il primo posto in classifica. In questo momento trovo che Milano sia ancora leggermente più avanti in termini di, di, di maturità, proprio. Come Analizzi la prova della Gevinapoli Napoli che a mio avviso spreca una grande occasione contro una fortitudo coreacea ma che ha sicuramente il merito di sfruttare la disastrosa prova dei ragazzi sacripanti nei due quarti centrali, soprattutto il secondo e buona parte del terzo, uh, Poi non basta poi per recuperare uh, un, un ultimo parziale giocato a tutta con un parks straripante. Ma eh, ti dico, credo che eh, probabilmente sia stata una giornata molto no anche in termini di palle perse, in termini di eh, occasioni create, occasioni sprecate. Eh, è un peccato perché invece quando mi, eh, Napoli gioca con un minimo più di test, un minimo più di ordine, è una signora squadra e abbiamo visto che comunque ha messo in difficoltà anche formazioni di un certo eh, livello um, e in questo momento la fortitudo forse non era… Eh, eh, non è la squadra, la, la fortitudo, magari di una volta, quindi forse era sicuramente una partita alla portata. Eh, credo che eh, ogni tanto Napoli abbia dei buchi eh, di, eh, di concentrazione, dei buchi un po' così di smarrimento e che a volte sono letali, come è stato in questo, eh, in questo caso. Uh, perciò uh, perciò sì, uh, trovo che, che, che sia stato più dovuto a quello. Poi sicuramente non è una squadra lunghissima, è una squadra un po' corta. Perciò quando i tuoi giocatori, quelli che... Acquinca, Ieri mancavano Zerini e Velcica. Esatto. Eh, quindi già è, è corta di per sé. Mancavano dei giocatori. I giocatori che di solito fanno 20 punti, 25, uh, 15... Uh, può capitare che facciano più difficoltà anche a seconda dell'avversario che ti trovi di fronte, quindi è evidente no, che quando poi la squadra conta su quei giocatori lì, se quei giocatori lì in quel momento non sono al massimo, eh, ci sono dei problemi, certo, certo. Prossima tappa per Napoli, il recupero di mercoledì contro l'Eppica Brindisi che cade malamente contro Brescia. Allora ti chiedo cosa ti aspetti da questo match che poi è probabilmente lo snodo decisivo per decidere chi delle due andrà alla final 8? Eh, 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 sarà una, secondo me è una bella partita perché non è che arrivano tutte e due da un momento brillantissimo. Eh, rispetto, è eh, eh, in una partita da dentro fuori o comunque una partita... Più o meno decisiva in termini di qualificazione, probabilmente Brindisi eh, ha un pochino più di esperienza rispetto a Napoli, se non altro perché Brindisi eh, fino all'anno scorso era secondo posto in classifica eh, e Napoli ovviamente è una neopromossa. Perciò a livello di mh, emozionale, se non se vogliamo dirla così, forse Brindisi eh, riesce un po' di più a gestire la situazione. Però è vero che in questa stagione, oltre che può succedere di tutto, eh, Brindisi non è così costante, invece Napoli sta dimostrando di avere. Delle, delle buone carte, perciò mi aspetto una partita molto tirata, una partita combattuta ehm, e una partita nella quale effettivamente insomma, eh, ci, si ci, ci si gioca un posto eh, che per Napoli potrebbe essere eh, il ritorno, l'ennesimo ritorno no, a un grande palcoscenico dopo, dopo parecchi anni di, di digiuno. Eh, per Brindisi eh, sarebbe eh, aggiustare un po' un inizio di campionato che secondo me eh, Doveva essere di un altro tipo rispetto a quello che poi, effettivamente, ha fatto. Reggio Emilia non muore mai e ottiene due punti pesanti. Che valore possiamo assegnare al successo ottenuto dagli uomini di Kaya? Beh, è stato sicuramente probabilmente uno dei, dei successi più importanti che ha avuto in questa stagione contro la squadra che di fatto al momento lotta per la terza posizione in classifica. Eh, che sarebbe per Tresto un risultato storico non l'ha mai ottenuta nella sua, nella sua, nella sua vita. Um, quindi eh, credo che a livello anche di eh, consapevolezza sia molto importante. Reggio Emilia a, 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 è inciampata diverse volte: non è una squadra che probabilmente può ambire a livelli eh, altissimi, però è una squadra fatta di giocatori che non molla mai. Uno su tutti è eh, Cinciarini, che. Ehm, Nonostante l'età, nonostante l'esperienza, nonostante il fatto che giochi con e contro giocatori che eh, hanno magari 20 anni meno, 15 anni di meno, eh, rimane uno dei pilastri di questa squadra, che si carica la squadra sulle spalle e che, evidentemente, in una giornata come, eh, come ieri riesce anche a fare il colpaccio. Quindi, credo che sia importante per Reggio Emilia poter aver vinto contro una squadra che di fatto è tra le migliori quattro in assoluto di questo campionato. Chiudiamo con un'ultima battuta, Sassari Batte Trento, ti chiedo che cosa è cambiato dall'arrivo in panchina di Piero Bucchi? Beh, eh, Bucchi sicuramente è un giocatore che, dà, eh, che ha dato un po' più di fiducia in un ambiente in cui non ce n'era quasi, quasi più, nel senso che eh, Sassari arrivava da probabilmente il momento peggiore della sua, eh, della sua vita proprio eh, e quindi credo abbia dato fiducia, è un allenatore eh, molto bravo, molto capace anche di gestire i giocatori che, che ha, Um, e quindi credo semplicemente abbia dato un pochettino più di stimoli. Uh, ha preparato molto bene la partita. Trento uh, ci ha provato fino in fondo. È stata, era una partita di sorpassi contro sorpassi, è stata piuttosto elastica. Uh, poi, alla fine, um, dare fiducia a una squadra. Uh, e gli stranieri di Sassari evidentemente in questo momento uh, sono decisivi uh, credo che poi alla fine sia stato, sia stato quello, no? sul finale è stata un pochettino più concreta uh, e ha cambiato sicuramente faccia rispetto all'inizio del campionato va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata, io non posso che salutare e ringraziare Andrea Colnago per averci fatto compagnia anche oggi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata, ciao Andrea, alla prossima alla prossima, ciao